Allora, io sono terapista dell'inconscio, lo sono diventata ormai un anno fa, ho fatto un corso perché è un tipo di terapia che a me ha aiutato tanto a superare anche la situazione di cui parliamo appunto in questa intervista e poi mi occupo di aromaterapia, lo studio e l'utilizzo degli oli essenziali. Allora, l'ho affrontata in maniera un po' particolare. Ho fatto il test di gravidanza al mattino e avevo già il sospetto da un po', me lo sentivo da quasi un mese, posso dire, praticamente. Infatti mi ricordo che la sera prima di fare il test ho bevuto una birra dopo il lavoro perché stavo facendo la stagione ad Alassio e il mio pensiero bevendo quella birra è stato: questa sarà l'ultima birra per tanto tempo. Poi l'ho detto al padre del bambino, quello che era allora il mio fidanzato, gliel'ho detto al telefono perché lui era qui a Torino e dopo ho fatto autostop fino ad Albenga per andare alle caravelle con i miei colleghi perché la giornata ormai l'avevo organizzata così e non mi sembrava il caso di modificare i miei piani per questo, quindi l'ho affrontata non pensandoci fondamentalmente subito. E poi quando ho realizzato... quando ho realizzato è stato un po' un mix di emozioni, perché un po' di gioia, un po' di paura, un po' di rabbia. Mi sono arrabbiata. Quando ho realizzato che avrei avuto un bambino, mi sono arrabbiata perché io stavo facendo la stagione per mettermi da parte i soldi per iniziare il mio tour intorno al mondo. Volevo fare un anno a Londra, volevo fare un anno a Barcellona, volevo andare a Berlino, volevo girare il mondo, vivere nei posti e imparare più lingue possibili. E avevo già un'amica con cui farlo, avevo già un biglietto pronto, già comprato e tutto organizzato. E quindi le due lineette sono state un po' come vedere il mio biglietto per Londra schiantarsi nel cestino e prendere fuoco, mettiamola così. Quindi sì, sono stata anche tanto arrabbiata all'inizio. Allora, sicuramente un po' il giudizio e i commenti non richiesti delle persone. A 20 anni, quando dici che sei incinta, tutti quanti si sentono in diritto di dirti: ma pensaci bene, ma cosa stai facendo, ma hai tutta la vita davanti. Partendo dal presupposto che, visto che hai 20 anni, non ci hai pensato bene, non hai ponderato già la tua decisione o semplicemente hai preferito portare avanti questa cosa e basta, senza farti troppe domande e sperando di riuscire a fare il meglio che puoi. E poi ci sono state una serie di difficoltà logistiche. Io lavoravo nella ristorazione, facevo degli orari un po' brutti, andavo a lavoro in bicicletta, trasportavo carichi pesanti, quindi una sera ho avuto delle contrazioni e ho smesso di lavorare, mi sono messa in mutua e poi mi sono licenziata perché la mia datrice di lavoro mi ha detto: vabbè, visto che non puoi più lavorare, licenziati, mi dai un foglio di dimissioni, per poi scoprire che in realtà avrei avuto diritto alla maternità anticipata e avrei preso la maternità per tutta la mia gravidanza. Quindi questo lo dico nel caso in cui vi trovaste in una situazione simile, sappiate che ne avete diritto, quindi non vi licenziate perché è la scelta più sbagliata che possiate fare. E poi appunto andare a vivere insieme con il mio allora ragazzo, con cui stavamo insieme da un po', ma con alti e bassi, con tira e molla, e cosa succederà? Ce la farò? Sarò in grado? Sarò da sola? Sarò con qualcuno? Il sarò da sola è una domanda che mi sono fatta fin da subito. Ecco, questa è una domanda che mi ha messo un po' in crisi. Perché tutti partono appunto dal presupposto che un bambino, una nuova vita, un figlio sia sempre una gioia, non importa quello che succede, hai lui che ti dà la forza, hai lui che... E da un lato sì, è vero, un bambino è una gioia grandissima, un figlio è sempre un dono e questo è stato il mio pensiero fin da subito, infatti non ho mai neanche pensato di abortire. Però quando incinta di 8 mesi ti ritrovi con la certezza che sarai da sola, che partorirai da sola, che questo bambino avrà il tuo cognome, che non avrai nessun tipo di aiuto né economico né logistico né di supporto da parte del padre di tuo figlio. Non è proprio rose e fiori, ecco. Quindi diciamo
Diciamo che in quel momento, proprio in quel momento, quando ho realizzato che la mia relazione era andata a catafascio, che la persona che avevo di fianco non aveva nessuna intenzione di prendersi veramente le sue responsabilità, come mi aveva detto fino a quel momento, non ho pensato più di tanto alla gioia di accogliere una nuova vita, ma più che altro al fatto che, oddio, sarò da sola, che cosa farò? E poi meno male che ho una famiglia fantastica alle spalle che mi ha accolto a braccia aperte, mi ha supportato e sopportato anche sempre in tutte le fasi della fine della mia gravidanza, all'inizio della vita con Lorenzo e con mia sorella assistito al parto. Quindi diciamo che non ti aspetti a 20 anni di rimanere da sola a crescere un figlio. E questo ci sono voluti tanto lavoro su di me per accettarlo bene e per capire che in realtà chi mi ha lasciato da sola con mio figlio mi ha fatto un regalo enorme, perché mi ha lasciato mio figlio, e andandosene anche mi ha fatto un regalo enorme, perché adesso ho la possibilità di dare a mio figlio un'immagine positiva di suo padre, mentre se fosse rimasto non so se questo sarebbe potuto succedere. Che tutto passa, che prima o poi si torna a sorridere, che prima o poi torni a guardare tuo figlio solo con gioia e senza pensare a tutte le difficoltà, senza pensare alla delusione di una relazione finita, prima o poi passa. E di non avere paura di chiedere aiuto, non sentirsi falliti, perché io mi ci sono sentita. E soprattutto davvero non abbiate paura di chiedere aiuto e di riconoscere tutti i sentimenti, anche i più brutti, anche i più pesanti, anche quelli di cui ti senti in colpa. Prendili, tirali fuori e trova la persona, trova il metodo di terapia, trova il supporto psicologico di cui hai bisogno per tornare veramente a sorridere, a stare bene, perché quello che è successo a me e io non smetterò mai di ringraziare. Il giorno in cui ho deciso di iniziare un percorso di terapia per superare questo momento, perché mi ha permesso di tornare a sorridere, a sperare e a stare bene. E se oggi ho 25 anni, quasi 26, un figlio di 5 anni che è felice, io sono felice. E adesso ho anche iniziato una nuova relazione, quindi è un periodo buono, un periodo bello, nonostante io sia ragazza madre, come si suol dire in gergo tecnico, sto bene, sono felice. Quindi chiedete aiuto e cercate sostegno nelle persone che vi vogliono bene. Allora, nello specifico sulle scelte riguardanti la gravidanza, il fatto di tenere il bambino, poi vabbè, io avevo scelto anche di non fare nessuno screening prenatale perché non mi interessava fondamentalmente, lì di nuovo. Tornando all'inizio, le persone che si sentono poi in diritto di darti dell'incosciente e quant'altro per le scelte che fai, però no, per quanto riguarda la gravidanza non mi sono mai pentita. E le scelte di cui mi sono pentita, che però sono state fatte, sono andate così, quindi si vede che andava bene così, è riguardo la mia relazione. Ad oggi, se tornassi indietro, quello che farei è darei un po' meno fiducia a una persona che fiducia non ne meritava, però non potevo saperlo. Quindi in realtà è andata bene così. Grazie.